Fumo dalla turbina di un motore di un Boeing 737 della Ryanair, atterraggio d'emergenza all'aeroporto Canova di Treviso questa mattina, poco dopo le 7.45, a lanciare l'allarme il pilota del velivolo con a bordo 170 passeggeri in arrivo da Napoli al capoluogo della Marca. Il volo Ryanair da Napoli, in fase di atterraggio, si vedeva del fumo da un motore e quindi la torre di controllo ha attivato il piano d'emergenza con i vigili del fuoco. In pista dunque tutto era pronto per un'emergenza che fortunatamente non c'è stata. L'aereo è riuscito ad atterrare regolarmente alle 7.54 e solo dopo essere arrivati a terra i passeggeri si sono resi conto di quanto era accaduto. I vigili del fuoco, chiamati ad assistere alla manovra, hanno ravvisato la perdita d'olio da una turbina e l'aeromobile è rimasto fermo in attesa di ulteriori controlli e verifiche. La compagnia irlandese ha fatto sapere che il Boeing è stato ispezionato dagli ingegneri e a breve tornerà in servizio. Nel frattempo, stamattina, al gate, i passeggeri in attesa di partire per Napoli a bordo del velivolo interessato dal malfunzionamento sono stati imbarcati in un altro aereo. L'aeromobile è fermo, adesso faranno delle analisi di tipo tecnico per capire in che modo porre rimedio se c'è un guasto. Nel frattempo, con un altro aeromobile, i passeggeri in partenza saranno correttamente portati a destinazione senza nessun problema operativo. L'allarme non ha comunque comportato disagi all'operatività dello scalo trevigiano. Di nessun genere, anche perché non c'è particolare flusso di voli, in particolar modo nelle prime ore del mattino, quindi non c'è stato nessun problema di tipo operativo.